Salve a tutti, oggi vorrei farvi vedere come si fanno le peschette a biscotto, però di pasta frolla. Allora, noi prendiamo la pasta frolla, che già l'abbiamo fatta sul nostro corso di pasticceria, tanto metto la ricetta qui in alto adesso. Allora, la allunghiamo, facciamo dei salamini, poi prendiamo un pezzettino piccolo, sui 15 grammi, e facciamo tutte palline leggermente acciaccate, leggermente, e le mettiamo in teglia, che poi andranno bagnate con l'alchermes. Vedete, così allora, eccole qui spianate. Vedete, bisogna farle un po' a cuboletta, no? Che sotto è un po' schiacciate, perché dopo andranno accoppiate queste, e sopra un po' abbombate. Adesso le cuociamo a 170, mi raccomando, la cottura state davanti al forno, che devono essere chiare, perché se si scuriscono tanto diventano un po' durette e poi non si bagnano bene. Allora, questa è l'alchermes, che già l'abbiamo fatte tante volte, abbiamo fatto tante volte l'alchermes, deve essere bello rosso. Allora, tanto la ricetta dell'alchermes è facilissima: mettete sul fuoco 500 ml di acqua e 250 di zucchero semolato, lo portate a bollore, e quando è pronto lo sciroppo ci mettete l'alchermes a piacere vostro deve andare, però prendete l'alchermes quello rosso, e quando andremo a bagnare le peschette è meglio che la bagna è tiepida, così assorbe meglio la frolla. Eccole appena uscite dal forno, vedete, sotto così sono piatte per poi accoppiarle, e sopra sono abbombate. Però prima di accoppiarle noi le andremo a bagnare, adesso le facciamo raffreddare un po' e poi le bagneremo. Adesso le cuffiamo nell'alchermes. Le facciamo stare un po', le facciamo stare una quarantina di secondi, un minuto, vediamo a secondo di come assorbe la bagna. Ecco fatto, adesso le togliamo, tanto lo sentite con le mani come sono un po' morbide, non troppo però, sennò dopo si rompono, Questo è un passaggio un po' delicato. Comunque, diciamo, ho contato, saranno una 40-50 secondi. Le lasciamo 10 minuti così ad assorbire. Quindi, una volta bagnate, la metà le giriamo al contrario. Adesso una puntina di Nutella, cioccolato spalmabile, quello che sia. Eccoli qua, quindi la metà che abbiamo girato ci mettiamo il cioccolato, e adesso con l'altra metà li andiamo ad accoppiare. Poi prendiamo dello zucchero semolato, lo zucchero normale sarebbe, le passiamo, e la peschetta è pronta. Io penso che le avrete viste nei negozi queste. Prendiamo e mettiamo nel pilotino, ed ecco qua le peschette finite. Guardate come sono belle, semplici semplici, come biscotto è tra i più buoni questo, Ok, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.